Fermo, non ti muovere! Fermo, ho detto non muoverti! Pensi di farmi paura con quell'arma? Chi sei? Questo non ha più importanza. Che cosa stai facendo? Nemmeno questo ha più importanza. Ho preso questi abiti a un soldato morto qualche ora fa. Spero che con questi riuscirò a passare la frontiera. Stai rinnegando la tua fazione? Che razza di bastardo sei? Un bastardo che insegue un sogno. Eravamo partiti in tre. Abbandonammo la nostra posizione qualche settimana fa, con la speranza di raggiungere Santa Rosa. La conosci? Santa Rosa? Sì, un bel posto. O almeno lo era. Cosa? So che tempo fa è stata occupata. Comunque, voglio rivederla per l'ultima volta. Anche se sono certo che non troverò quello che spero. Vedi, fino a ieri, se avessi visto un uomo con questa divisa, lo avrei ammazzato senza esitare. Ma oggi ho perso un altro amico, Christian. Ci uccidiamo perché indossiamo uniformi diverse. Ma in fondo siamo tutti uguali. Non lo trovi assurdo? Questa è la vita. Questa è la follia che continuiamo a vivere. Ma non possiamo scappare tutti come vigliacchi. Pensa se lo facessero tutti. Preferisco vivere un giorno da vigliacco che una vita da assassino. Perché in fondo è questo che siamo. Da qualunque parte ci troviamo siamo tutti assassini. Io continuo a pagare il mio debito. E chissà quanto ancora camminerò per questa follia. Ma voglio morire con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono nella mia vita. Adesso se vuoi, puoi anche ammazzarmi. Ma non cambierà nulla. Dove stai andando? Sto raggiungendo dei miei amici. Oggi ne hanno ferito uno. Come si chiama il tuo amico ferito? Piero. Perché? Ho conosciuto i tuoi amici stamani. Io, Cristian e Mattia ci nascondevamo in un centro commerciale non molto lontano. Allora sono ancora vivi. Adesso vado. E chissà che non ci rincontreremo nella vita. E chi lo sa? Grazie. Vedi, potevi ammazzarmi. Ma entrambi oggi qui abbiamo fatto la differenza. Abbi cura di te, amico mio.